Buongiorno bellissimi, io sono Manu Milo, per gli amici Manu, e oggi vi porto ad esplorare questo magico gioco chiamato Mugen, gioco che solo in pochi ricordano, ma che merita più attenzioni. Per chi appunto non lo conoscesse, si tratta di un gioco picchiaduro molto simile a Street Fighter e molti altri, ma con l'aggiunta di personaggi fuori dal comune. Ma non voglio dilungarmi troppo, quindi vai con il primo incontro. Ovviamente ho dovuto usare il Sommo Gabibbo come personaggio, anche se contro Batman non so quante possibilità ha di vincere. Ecco, beccate sto rutto, brutto pipistrello. Dai che ci sto prendendo la mano, non è affatto difficile come gioco, meno male, pensavo che sarebbe andata molto ma molto peggio. Spero che più avanti i nemici siano più forti, altrimenti sarebbe davvero noioso sto video. Comunque davvero complimenti agli amici di Giochi Penosi, per aver creato questo gabibbo a dir poco fantastico, non so con quale pazienza avete cercato e scontornato tutte queste foto, davvero bravissimi. Manca solo un pugno. Ed ecco perché non dovete scherzare con Manu Milo, per gli amici Rocky. Round! Le cose iniziano a farsi interessanti, combattere contro un Super Saiyan sarà certo più complicato del primo incontro. Intanto ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, mettere mi piace a questo video e soprattutto di commentare Borraccia se non avete ancora chiuso il video. Questo biondino ha davvero molte più mosse rispetto a me, potrebbe essere un combattimento un tantino squilibrato, ma non mi arrenderò di certo. Tanto i miei poteri divini riusciranno a portarmi verso la vittoria senza problemi. Ed ecco qui, ancora io il vincitore, niente mi batte. Cosa c'è? Vuoi la rivincita ragazzino, e io te la do senza problemi, fatti sotto se ne hai il coraggio. Menchia, si è incazzato parecchio, ora ce la sta davvero mettendo tutta. Tuttavia non basterà per fermare qualcuno di forte quanto me, dovesse cascarmi un meteorite in testa. Adesso sì che mi hai fatto incazzare brutta scimmia, preparati a subire la mia ira, la mia furia, sì esatto la mia collera, in poche parole la mia immensa potenza. Se soltanto avessi anche io una mossa speciale del genere, saresti morto da un pezzo, ringrazia che scelgo di non usare tutta la mia potenza, tanto non mi serve contro qualcuno come te. Ancora una volta resto al primo posto, inchinatevi al mio cospetto. Adesso mi mandate contro Goku. So di aver detto di essere forte, ma non so fino a che punto. Dai, ma chi prendo in giro, vincerò sicuramente anche questa volta, nessuno è al mio livello. Ammetto però che è la prima volta che gioco a Mugen, quindi non conosco bene tutti i tasti. Avrete notato sicuramente che non mi sto difendendo, semplicemente perché non so come si fa. Ma tanto a cosa serve difendersi, posso farcela tranquillamente. Cazzo se mena questo Goku, qua volano pugni e calci a non finire, povero me. Mi dispiace per te, ma non andrò giù facilmente. Ti ucciderò per bene, così che nessuna sfera del drago potrà resuscitarti. A mai più amico mio, raggiungi il tuo sensei. Aspetta, cos'è questa energia? Fermo dove sei. Ma che cazzo? Sorry to keep you waiting. Oh porca merda, adesso si mette male, stai indietro, non mi toccare. Nessuno mi aveva detto che poteva trasformarsi, non era scritto nel mio contratto. Vabbè, vorrà dire che ti ucciderò una seconda volta, se proprio è questo quello che vuoi. È inutile provare a resistere, tanto non hai alcuna possibilità di battermi, tanto vale arrenderti subito. Io ti avevo avverito, brutto idiota che non sei altro. Vediamo chi dovrò sconfiggere ora, scommetto qualcuno di mega potente. Come prego, devo combattere contro Homer Simpson? Stiamo scherzando, prima mi mandate due cazzo di alieni ultra forti e ora Homer Simpson.
Quasi mi sento in colpa ad ucciderlo, ma chi lo ha invitato qui a combattere? Dai su, facciamolo velocemente, così non sentirai alcun dolore. Avanti il prossimo, vediamo che sai fare. Minchia se sei veloce, e direi grazie al cazzo, ma scappare non ti servirà a niente. Vediamo se sei anche forte. Ok ok, sei abbastanza forte, forse più degli altri. Forza e coraggio, che se mi impegno ce la posso fare. Cazzo mi sbagliavo, mi sta facendo il culo, che qualcuno mi aiuti, dovrei essere io a vincere. Tocca che male, mamma aiuto vienimi a prendere, ho tanta paura. Va bene, basta scherzare, passiamo al pezzo forte. Manu Miro vs. Bud The Worst, uno scontro fra titani, che la lotta abbia inizio. Mi dispiace essere arrivato a questo punto, non avrei voluto sfidarti. Ma non posso permettermi di perdere, quindi mostrami tutta la tua potenza, e vediamo se riesci a battermi vecchio. Ad ora i miei avversari erano deboli e morivano con due colpi, oppure fortissimi al punto di dover combattere per tanto tempo, lui invece ha il giusto equilibrio, almeno così mi sembra per adesso. Tutto qui quello che sai fare? Mi aspettavo di meglio da uno come te. Cazzo, mi ha trasformato in una fottutissima lattina, questa non me l'aspettavo. Mi stai mettendo abbastanza in difficoltà, anche più di Goku, allora sei davvero così forte come dicono in giro. Ma la storia sta per cambiare, questo scontro verrà raccontato nei libri di storia, e vedrai che sarò io a uscirne vincitore. Tutti si ricorderanno del giorno in cui Manu Milo ha battuto il leggendario Bud The Worst, per gli amici Baddo, o meglio ancora, per gli amici morto. E va bene, ti concedo un secondo round, ma solo perché sei tu. Stavolta non trattenerti, scatena tutta la tua potenza. Comunque non so quante reference ci sono nelle tue mosse, scrivetemi nei commenti se qualcuno riesce a capirle tutte, occhiolino occhiolino. Quella ad esempio è una cazzo di TNT, come cazzo è possibile non lo so, so solo che è meglio starle lontano il più possibile. Sei stato un degno avversario, ma non manca molto ormai, è giunta la tua fine. Mi dispiace molto amico mio, ma adesso c'è un nuovo sceriffo qui in città, e il suo nome è Manu Milo. Va bene pasticcini miei, per oggi è tutto. Come al solito, vi chiedo di iscrivervi e lasciare un like, lo apprezzerei parecchio. Detto questo, da Manu Milo è tutto, alla prossima.